Ciao gente, io sono a pezzi, sono le 7:30 di sera perché voi non potete capire quello che mi è successo. Allora, questo è un video anche chiacchiericcio perché voi vi voglio fare partecipe della disavventura barra avventura che mi è successo. Parecchi di voi mi seguono sul mio profilo LetyWorld86 e di questo vi ringrazio infinitamente. Non è successo che mi sono decisa finalmente di collezionare l'intero manga di Sailor Moon. Penso che il mio primo manga, veramente, è il primo manga che io ho collezionato quando ero piccola. Ve li ricordate i manga di Sailor Moon? Erano sottili così, veramente sottili, era un miracolo se c'erano 8 pagine. Mi ricordo che c'erano tutti questi disegnini fighi che io andavo a ritagliare, me li incollavo, me li appiccicavo, me li portavo appresso. Bellissimo il manga. Sì, ho 27 anni, mi piacciono i manga e io me li compro. Quindi ho ordinato la prima parte e la prima parte è andata benissimo. Nemmeno tempo, una settimana, mi sono comprata l'altro resto. A me mi doveva arrivare il 21, ieri io sono uscita, tornata a casa mi ritrovo il foglio dentro alla posta che diceva che erano passati per darmi sto benedetto pacco. Appena l'ho visto, sinceramente ci sono rimasta di merda e oggi sono andata a ritirare questo benedetto pacco, che però guarda caso mi diceva di andare in centro. Bene, voi dovete sapere che io mi sono girata tre poste italiane per cercare questo cazzo di pacco postale. E io appena ho saputo che sono arrivata in centro e mi hanno detto: non è qui che devi prendere il pacco, non sta qui, sta nella tua zona. Io ho urlato le peggio bestemmie. Sono andata alla mia posta italiana che ovviamente. Che cosa poteva succedere? Che la mia posta italiana era chiuso. A un certo punto il mio ragazzo mi fa: ma hai controllato su poste italiane se ti è arrivato il pacco? Io non sapevo che si poteva rintracciare il pacco sul sito di poste italiane. Controllato, ho scoperto che stava via l'Europa. Ed ecco il pacco. Tutta la saga di Sailor Moon è con me. Qui. Ve la faccio vedere, un minuto di popolarità per favore. Allora, oggi poi non è giornata, ok, va tutto bene, eccolo, guardate, eccolo qua, guardate che belli, sono stupendi. Va bene, finita questa cosa, metto a posto il mio manga, così veniamo a noi. Video su The Body Shop, perché ho caricato questa foto qui. Quando ho detto che pensavo che forse era il caso di fare un video, c'è chi mi ha detto di sì. Ho visto che eravate molto d'accordo su questa cosa. The Body Shop. Allora, io lo conosco praticamente da quando ero alta così, quindi non c'è tanta differenza. Era un negozio che avevo vicino casa. Pensate che botta di culo. Ce l'avevo vicino casa, adesso ce l'ho. A un miliardo di distanza da me, adesso ce l'ho. Vanno sempre così le cose. Devo dire la verità, non ci sono video veramente rari di ragazze italiane sui prodotti di The Body Shop. Che sembra che The Body Shop sia più famosa all'estero che qui. E questa cosa mi ha parecchio stupito. Ma dall'altra mi pare comunque normale, contando che su Roma ci stanno solo due store e sono tutte e due in culo al mondo. Che è successo? È successo che, capitando a Cola di Rienzo e soprattutto ricordandomi che lì c'era The Body Shop, ho detto: voglio provare a fermarmi. Ho provato di tutto. Ho provato Garnier, ho provato Essence, ho provato Sabon, ho provato Yves Rocher. Alla fine, dopo tante cose, ho detto: fammi provare anche The Body Shop. Lo so che tanti di voi mi diranno: vai sui prodotti naturali. Ragazzi, costano, cioè costano veramente tanto. Io poi sono quel tipo che certe cose preferisco andarle a vedere di persona e acquistarle di persona. Ci tengo a dire che, lo so, costicchia. E so che tanti di voi diranno: vuole passare per bio quando non è bio. Lo so da me. Mi sono resa conto che comunque gli enci alla fin fine non sono male, non sono proprio pessimi. Poi io sono molto per: ti sta bene a te, a posto, cioè è tua la scelta. Quindi, arrivando al succo, perché la sto a far lunga, una linea per il viso che mi stava molto attirando era quella sulla linea Teatri. Allora, che cosa ho preso? Vedendo che comunque questa linea Teatri era molto completa perché aveva tante cose, ho deciso di prendere queste tre cose. Ho scelto
questa crema per il viso è per la notte, ha una durata di 12 mesi e mi rendo conto che ci sono soltanto 30 ml e il prezzo è di 10 euro, lo so, però contate che va usata veramente veramente poco di prodotto. Poi col fatto che io non lo applico mattina e sera ma solo la sera, durerà anche comunque di più. Poi devo essere sincera, l'ho preso anche per un altro fattore, ovvero voi sapete che io odio mettere le mani dentro alle creme. Già il fatto che aveva il dosatore a goccia, questa era una cosa che adoravo. L'ho iniziata a provare e mi sta piacendo, oramai la applico tutte le sere e mi piace. Per quello che sta facendo per ora mi sta aiutando veramente tanto, soprattutto ad eliminare quelle macchie che avevo difficoltà a levare. Devo dire che non è male, il Tea Tree si sente tantissimo, quindi ve lo dico subito, se vi dà fastidio l'odore del Tea Tree evitate di acquistare qualche prodotto di questa linea. Quindi a me mi sta piacendo. Altro prodotto che ho preso ovviamente è la maschera per il viso, sempre della stessa linea. Allora, la confezione è da 100 ml, anche questa ha una durata di 12 mesi e l'ho presa perché, se vi ricordate, io ho la maschera di Sabon che ha avuto un piccolo incidente di percorso con il tappo e per sicurezza ho comprato una maschera nuova. Come vi ho detto in questo video qui, avevo comprato la maschera di Equilibria. Io l'ho provata più di una volta, mi fa schifo quella maschera. Io non riesco nemmeno a metterla sul viso, ve lo giuro. Poi, non so voi, ha un odore che a me mi fa schifo, mi fa vomitare. Veramente, vi giuro, io non riesco a usarla quella maschera. Quindi ho preso questa, ha una consistenza ovviamente verde, ha una consistenza strana perché non è né burrosa ma nemmeno troppo cremosa, quindi è strana. Ha quasi un effetto, ma nemmeno gel, non ve lo so spiegare. Mi piace però, ci ho già fatto due applicazioni e mi piace veramente tanto. Quello che mi piace poi è quando io la levo, perché proprio sento che la pelle è come se è stata purificata. Quindi devo dire che mi piace molto, per ora mi sta piacendo veramente tanto. L'ultimo prodotto che ho comprato è stato uno scrub per il viso, questo qui. Allora, questo è ancora intatto perché praticamente sto finendo lo scrub per il viso di Laline, che nel caso non conoscete questo brand o che non sapete di che cosa stiamo parlando, vi rimando sempre a questo video così ve lo potete andare a vedere. Perché però non lo voglio ricomprare? Perché uno va prelevato, quindi a me, vi ripeto, mi dà fastidio mettere le dita nei vasetti. Per seconda cosa, è difficile da reperire, quindi io nemmeno lo potrei andare a ricomprare, cioè io dovrei arrivare fino a Parco Leonardo. In questo video, quello scrub io lo potevo andare a reperire a Ottaviano. Il problema è che hanno levato lo store di Laline, quindi voi Laline a Ottaviano non lo trovate più. Io non posso arrivare fino a Parco Leonardo per prendere un barattoletto di scrub. Quindi ho detto, sai che faccio? Mi sto trovando bene con questa linea, prendo lo scrub. È da 100 ml e veniva 8 euro, pure piccola la confezione se ti potevo andare in viaggio, perché forse c'è in programma un viaggio con il mio ragazzo dopo tanto tempo, ma non vi dico nulla perché non è ancora sicuro. Ho detto, è piccolo, me lo posso comunque portare in giro, quindi anche se sto fuori comunque ho sempre una piccola skincare da poter portare in giro e ce l'ho sempre con me. Vi farò sapere com'è. Comunque, questa è la linea Altea 3. Devo essere sincera però, io ho preso un'altra maschera, ovvero questa qui. Mi sono ritrovata che ero indecisa a quale prendere di tutte e due. Infatti all'inizio io ho preso questa Altea 3, poi però mi ero talmente fissata con questa che sono andata a riprenderla. Questa qui si descriveva come una maschera di mais blu. Il prodotto è veramente azzurro. Allora, il profumo è molto strano perché può ricordare, se ve lo dico vi verrà da vomitare, penso. Se mai nella vostra vita avete messo l'apparecchio ai denti nel momento in cui il dentista vi faceva l'impronta con quel gesso, ecco, l'odore ricorda quel gesso lì. Cioè, ho passato la mia infanzia dal dentista. Che schifo, che infanzia di merda. Comunque, ricorda quell'odore. Devo dire che mi piace, l'ho già provata anche questa due volte. Ogni mercoledì io faccio solo questa perché mi risulta molto più comoda invece di andare a prendere lo scrubino, la mascherina. Prendo direttamente questa perché è una maschera scrub, ovvero voi la andate ad applicare, poi dopo 10-15 minuti, quando la andate a rimuovere, dovete fare una leggera abrasione al viso, quindi i granuli che vi sono all'interno di mais devono aiutare ad esfoliare il viso. Devo dire che mi sta piacendo anche questa e devo dire che mi ci sto trovando benissimo. Quindi ora, mettendole a paragone, per ora vi dico che mi piacciono tutte e due. Ripeto, non vi sto dicendo che sono promosse, le devo ancora continuare a provare,
Però per ora The Body Shop mi sta soddisfando. Ultima cosa che volevo mostrarvi era qualcosa per il corpo. La commessa mi ha dato in regalo questo campioncino qui di burro per il corpo. Ma grazie, io ho comprato l'intero negozio veramente. Sapete, vado matta per adesso per il brand Sabon e Sabon mi sta piacendo anche per le creme per il corpo, ve le devo recensire infatti. Però vi assicuro, quando ho provato questo burro e l'ho provato la prima volta per le mani, a parte che c'ha un odore, è fenomenale. Altra cosa che mi è piaciuto di questo burro, la consistenza. È proprio burro, solido, e piano piano ve lo massaggiate e vi idrata immediatamente. Poi non appiccica, non dovete stare lì le ore a massaggiare. In meno tempo, 3 giorni di utilizzo di questo burro, sono andata a comprarmi i burri per il corpo. Questo anche perché adesso c'erano i saldi, quindi ho detto, se voglio provarli, preferisco prenderli scontati che a prezzo pieno. Di burri ne ho presi soltanto 2. Quali ho preso? Il primo che ho preso è stato questo qua. Questo alla pesca. Quello che ho adorato nei burri di The Body Shop è il fatto che sono colorati. Sono colorati e questa è una cosa che mi ha fatto impazzire. E questo io devo ringraziare. Ciao ragazzi, allora inizio dal prodotto che sto amando tantissimo ed è questo qui, è il burro corpo di The Body Shop alla pesca bianca. Il colore è questo, il prodotto in generale è questo. Intanto ti saluto Bella, un bacione grosso. Mi sono segnata da poco il suo canale, è molto precisa, molto dettagliata, quindi devo dire very very professional, complimenti cara. Ci sono 200 ml di prodotto e devo dire che durerà tantissimo perché comunque sono questi burri molto solidi, veramente molto burrosi. Allora, intanto vedete che questo rosa ha un profumo molto molto fresco. Devo dire che l'idratazione la tiene davvero molto bene. La profumazione pure dura tantissimo. Che è successo poi? Ho voluto prendere questo qui al cocco. Ho scoperto dopo tanti anni che mi piace l'odore di cocco, cioè, ovvero, io lo utilizzo, però ho realizzato solo adesso che a me mi piace l'odore del cocco. C'è da dire una cosa, di The Body Shop trovate 2 burri corpo al cocco. Ce n'è un'altra che invece ha la confezione bianca. Cambia che questa qui è un burro corpo normale. Quell'altra ha i glitter dentro, quindi quando voi vi spalmate questo burro vi rilascia dei glitter che vi illumina la pelle. Io ho pensato, quello per l'estate dovrebbe essere speciale. La profumazione è qualcosa di divino perché, eccolo. Mamma mia, di questo ce ne sono 2 confezioni, ovvero quello da 300 ml e quello da 200 ml. Fate finta che io ho pagato a prezzo pieno questo, quindi 15 euro. Ho pensato, se invece di prendere quello da 200 prendo questo, che praticamente con 1 euro mi danno 100 ml in più, mi conviene alla fin fine. Cosa devo dire però? Di questi burri, che l'ho iniziato ad usare da pochissimo, quindi vi farò sapere più in là, una cosa che ho riscontrato con questo qua, e tanto so che sarà uguale con quella alla pesca, perché comunque è sempre burro, quindi non cambia niente, mi sono resa conto che lo posso applicare soltanto in 3 zone del corpo, ovvero gambe, seno e mani, perché mi rendo conto che sul resto mi dà fastidio sentirlo. Sicuro per quest'estate prenderò anche quello glitter perché mi piace questa idea di luminosità e via dicendo. E penso che non mi fermerò qui sugli acquisti di The Body Shop, perché lo sto riscoprendo come brand. Da chi non mi dava fiducia, adesso invece sono molto del parere che ho provato di tutto, voglio provare pure questo brand, quindi vediamo un po'. Bene, questo era tutto. Io ho finito. Io spero di caricare questo video il prima possibile. Sì, lo so, sono sparita e sto sparendo di nuovo, però lo sapete, sono presa da questo corso e non vedo altro adesso. Se voi avete provato qualcosa di The Body Shop, ditemelo, magari me lo consigliate. Se non avete provato niente, io vi ripeto, appena posso vi dico come mi ci sono trovata. Io vi saluto, mi vado a struccare finalmente. Un bacione, ciao!